delle ingiustizie di un sistema economico, sociale e politico che continua a perpetrare il suo sfruttamento e le differenze sociali che ogni giorno produce. Noi crediamo che sia assolutamente necessario ed urgente prendere l'iniziativa perché intanto venga riconosciuto ed affermato il diritto d'asilo europeo, venga affermato il diritto alla libertà di movimento, il diritto delle persone a muoversi nel mondo, a varcare i confini, a stabilirsi dove ritengono opportuno e giusto stabilirsi. Dobbiamo prendere atto che questi flussi migratori sono il frutto di politiche che l'Europa, che il mondo occidentale ha messo in campo da decenni, da secoli, una bilancia dell'economia che è assolutamente bilanciata, squilibrata da una parte che da una parte da tanto a poche persone e dall'altra da niente a tante persone. È impossibile pensare che questo sistema economico prima o poi non si venga a trovare di fronte alle necessità di fare i conti con le proprie responsabilità. È urgente riconoscere il diritto di asilo europeo, è urgente riconoscere immediatamente un canale umanitario che significa il diritto ad avere visti d'ingresso umanitari da parte di quei territori, da parte di quei paesi, all'interno di quei paesi dove migliaia di persone sono costrette in campi di concentramento, sono costrette a vivere in condizioni disumane. È necessario ed urgente riconoscere i diritti fondamentali della persona e delle persone come diritti reali e non come diritti scritti su un foglio di carta. È fondamentale e importante che tutto questo divenga una battaglia di tutti e di tutte. Non è solamente il problema di chi oggi si trova a sedere in quegli scogli, il problema è di tutti noi. Quando vengono violati i diritti fondamentali delle persone, quando vengono negate le libertà fondamentali delle persone, viene negata la libertà di tutti, vengono negati i diritti di tutti. Il problema in questo momento non è limitare il nostro ragionamento, la nostra riflessione ad una mera denuncia. Dobbiamo assolutamente creare le condizioni perché i bisogni che vengono espressi con tanta forza in questi giorni, qui su questa strada, divengano bisogni di tutti, divengano rivendicazioni di tutti, divengano diritti di tutti.